si è conclusa la terza edizione del Piemonte Visual Contest dedicato alle trasformazioni della regione. Tra i lavori premiati, per la categoria infografica ha vinto il progetto sulla raccolta differenziata nei comuni della regione Piemonte 2011-2014. Il tema della mobilità con Pista Verde è il vincitore della categoria Mappe Digitali, mentre la città metropolitana è al centro del lavoro premiato per la categoria Storytelling e Data Journalism. Menzione speciale a First Life, unico progetto sviluppato da una pubblica amministrazione. Perché la scelta di un tema come rifiuti nella regione Piemonte? Allora, per prima la regione Piemonte mi è sempre presente perché 10 anni fa ho trovato i primi dati nel sito del Piemonte, era su alluvioni, e lì ho cominciato anche a fare le prime esperienze con il mio progetto di mappare. Questi dati ho trovato 2 anni fa anche per prepararmi a una visualizzazione che doveva partecipare a un contest. Questa volta ho aggiunto altri dati e ce l'ha fatto anche di realizzare questa mappa. Un progetto di mappatura che racconta una pista ciclabile in una piccola porzione del territorio di Torino. In realtà più che una pista ciclabile è un percorso cicloescursionistico su strade esistenti, percorribile ma non segnalato. L'idea è che l'utente tramite questo sito possa andarci, possa scaricare la traccia, possa inserire delle foto e possa trovare informazioni utili come ristoranti, musei, alberghi, laghetti, centri di visita lungo tutto il percorso, da Racconigi a Moncaglieri. 40 km di strade per lo più sterrate ed esistenti. Una possibilità futura da cogliere, secondo me. Un tema importante e complesso come la governance dell'area metropolitana, perché questa scelta? Perché è un tema attuale, l'istituzione della città metropolitana di Torino è avvenuta di recente e da pochissimo sono state adottate le zone omogenee. Quindi il mio progetto racconta, parte dal passato, dall'esperienza dei comprensori fino ad arrivare proprio alle zone omogenee e spiegare quindi come le trasformazioni socio-economiche hanno inciso su questa geometria del territorio dell'ex provincia di Torino e come questa nuova geometria in realtà incide poi a sua volta sulle trasformazioni sul territorio.